oggi intera giornata dedicata a MotoK, concessionario che si trova a Monteforte Alpino, ma in realtà siamo a un chilometro da Avellino, quindi possiamo dire Avellino. Perché? Perché il nostro buon Alfredo Iannaccone, che tra poco incontrerò, ci fa entrare nel mondo Zontes. Allora, eccole qua le motociclette, le vediamo in bella vista qui con Alfredo che ci sta aspettando. Abbiamo questa splendida T310, poi abbiamo la R310 e la X, però sta arrivando anche una versione V. La base è un bellissimo motore da 312 centimetri cubici, 35 cavalli. Stai per dire qualcosa, Alfredo? Eccolo qua, Alfredo. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie per l'invito innanzitutto. Ma figurati, è sempre un piacere averti qua e farti conoscere le novità, le nostre novità. E che novità, si fa un gran parlare. Ti ho detto che in Grecia è pieno di queste moto. Sì, sono arrivate prima là. In Grecia, in Sud America, un po' ovunque. Mi conosci bene, se ho sposato questa azienda, questa causa, è perché siamo già concessionari Beta, quindi conosciamo come lavorano, la loro serietà, hanno insomma 100 anni di storia. Questa è la moto che ho avuto modo di fare circa 1 miliardo di chilometri e ti dico che sono rimasto veramente sorpreso. Vieni, sorpreso dalle rifiniture innanzitutto, perché come puoi vedere, insomma, l'alluminio curato in un certo modo, i cerchi curati in un certo modo, la gomma delle manopole alla leva regolabile, insomma tutte le... E c'ha anche insomma un po' di accessori, tipo il tappo della benzina, sì, che si visto. Apre insomma con un pulsante transponder, c'ha una strumentazione ricca, non completa, non c'ha la chiave magnetica, non c'ha la chiave meccanica, ma c'ha il transponder, il cupolino che si alza elettricamente, è una figata. Serve la sella, possiamo aprirla direttamente direttamente insomma da qua. E il motore gira veramente bene dai bassi, frulla fino a 10.500 giri, che ci fa segnare il tachimetro a 175, ma il tutto con dei consumi che vanno oltre il 40 al litro. Sono veramente soddisfatto del prodotto, in tutto, dal prezzo, che poi insomma sarai tu a dirlo, sì, insieme a tutte le impressioni di guida, le cose che adesso hai, divertiti, vai a provare questa moto e facci sapere cosa ne pensi. Va bene, andiamo. Come detto, il progetto Zontes nasce dalla volontà della factory italiana Beta, che su specifiche precise e seguendo la produzione passo passo arriva con un prodotto molto gradevole esteticamente, ma soprattutto valido. È il risultato della nostra prova che ci incoraggia a indicare le Zontes come valide alternative alla mobilità quotidiana sui seppur comodi scooter. La cilindrata da 312 cm cubici e la potenza di 35 cavalli di questo monocilindrico sempre pronto rendono i neofiti più sereni alla guida, ma non annoiano i bikers più smaliziati, che possono godere di una facilità di guida estrema e confortevole, soprattutto sulle versioni T ed R che abbiamo preso in esame in questo servizio. Vederle ferme ci regala un notevole colpo d'occhio, siamo al cospetto di linee futuristiche innovative e a tratti anche originali. Le finiture sono tutte a vista, ci colpisce ad esempio la fattura dei forcelloni posteriori, ma anche la forma degli scarichi. Su entrambi le moto abbiamo molto gradito i comandi sul manubrio, sono tanti e rendono le Zontes tecnologicamente avanzate, per rendere ancora più godibile la guida. Più succosi poi i prezzi, si parte da 4.790 euro per la R fino ai 4.990 della T e della più stradale X e infine 5.390 per la prossima versione, la Cruiser V. Tutti i prezzi franco concessionario, accessibili grazie a MotoK attraverso finanziamenti personalizzati, e approfittatene per provare le moto. Sempre il controllo pieno, eh!
sulla Zontes X310. Dai, non potrebbe essere diversamente, perché la potenza è quella che è, 35 cavalli, peso relativamente interessante, insomma siamo intorno ai 170 kg, in ordine di marcia forse 180, però fai tutto con tantissima facilità. Vedi, visto come l'ho girata sulla sabbia con le gomme stradali ovviamente, ed è molto equilibrata, hai sempre veramente la sensazione di tenerla sotto controllo. Andiamo anche un po' sull'erba, ovviamente si scivola un po', soprattutto con la ruota anteriore, però è una stradale, però vedi insomma che si fa tutto in maniera molto semplice anche in questo leggerissimo fuoristrada. A volte può capitare, no, durante i viaggi, di trovarci in queste situazioni. Stavamo perdendo l'anteriore. Strada, la T310 di Zontes si rivela una buona compagna di viaggio, devo dire che è molto precisa, confortevolissima, guidabilissima, veramente facile. Bisogna dare più importanza a queste cilindrate, perché secondo me ci cambieranno la vita di tutti i giorni, sia per gli spostamenti in città che anche in leggeri viaggi fuori porta, perché no? Oh, siamo quasi a 40 km con un litro. Adesso però scendo perché vado a provarmi anche la R. Ovviamente la R è più divertente, hai più il controllo sull'anteriore, la moto è anche più corta, più reattiva. Bella frenata, Mi piace anche come sono rapportate le marce, ho le prime tre belle corte, rapide, e che aiutano il motore, questo monocilindrico che frulla, come diceva Alfredo, fino a 10.000 giri, che aiuta a spingerci fuori. E poi, quindi siamo in terza 80 all'ora, ma il motore, come si sente, ne ha molto di più. Come diceva Alfredo, per arrivare fino a 160-170, qua andiamo un po' lunghi, tanto è senso unico a salire, la strada è pure rotta, e poi ci lanciamo nelle ultime curve. Questa è molto più divertente. Una cosa che mi ha colpito, la strumentazione è diversa, sai, di solito per economizzare si usano le stesse strumentazioni, invece qua no, sono tutte diverse tra di loro, per rispettare lo spirito adventure e per rispettare lo spirito naked sportivo sulla 310R.